E noi adesso apriamo la pagina dedicata all'agricoltura, parliamo di acqua e di irrigazione con un progetto che è stato presentato a Rimini nei giorni di Macfrut e che riguarda anche l'AMBI. Sentiamo. È la vetrina internazionale dell'agricoltura, 1100 espositori, di cui uno su quattro straniero, oltre 1500 buyer, più di 55.000 metri quadri di superficie, un centinaio di eventi, 50 pullman di visitatori. Sono questi i numeri della 35esima edizione di Macfrut in fiera a Rimini dal 9 all'11 di maggio. Novità di quest'anno a Macfrut è l'area dinamica Aqua Campus, un campo dimostrativo di 500 metri quadri dove si possono vedere in azione gli impianti di irrigazione tecnologicamente più avanzati presentati dalle aziende leader mondiali. Siamo all'interno di Macfrut, ma sembra di essere all'esterno in un certo senso perché siamo in un campo di 500 metri quadri ricreato per riprodurre anche le varie tipologie di irrigazione. Dico bene Francesco Vincenzi, presidente di AMBI. Aqua Campus e AMBI in Macfrut vorrei rappresentare quanto è importante l'utilizzo dell'acqua in agricoltura, in particolare in ortofrutta. È chiaro che i temi sull'acqua sono dei temi importanti in un momento dove i cambiamenti climatici stanno dimostrando tutta la sua potenza. È un'agricoltura che naturalmente, essendo fatta all'aria aperta, sarà uno dei settori che pagherà più caro il conto dei cambiamenti climatici. AMBI vuole raccontare qui a Macfrut che l'acqua in agricoltura è uno degli aspetti importanti e strategici per poter continuare a fare agricoltura, in particolare nei paesi del Mediterraneo come siamo noi dell'Italia. Però le parole chiave di questo Macfrut devono essere sostenibilità della risorsa, ma soprattutto innovazione e ricerca. È proprio qua che vogliamo dimostrare quanto è importante sì utilizzare l'acqua in agricoltura, ma soprattutto quella che è stata la capacità dei consorzi di bonifica di mettere in campo per utilizzare al meglio le risorse per risparmiarla. I consorzi di bonifica sono 144, riescono a coprire l'84% del territorio nazionale. Oltre l'84% del territorio nazionale è coperto dai territori di bonifica, ma quello che è il dato importante è il dato dell'irrigazione, che oltre l'81% dell'acqua distribuita viene distribuita in modo collettivo appunto dai consorzi di bonifica. Questo è un aspetto importante, che è una caratteristica che ci differenzia dagli altri paesi europei e dagli altri paesi del mondo, ma soprattutto ci ha potuto garantire un costo adeguato della risorsa idrica per poter far mantenere quella importante competitività delle nostre aziende a livello europeo per poter rimanere sui mercati. Il costo dell'acqua è un costo importante da sostenere per le aziende agricole. Attraverso i consorzi di bonifica, attraverso l'efficienza che mettono in campo i consorzi di bonifica, riusciamo a mantenerla adeguata e sostenibile per le nostre imprese. La fotografia dell'Italia rispetto all'Europa, qual è? Sì, l'Italia rispetto all'Europa è una fotografia particolare, ma direi non solo dell'Italia, è una fotografia particolare quella dei paesi del sud dell'Europa. Paesi del sud dell'Europa che stanno subendo in modo importante le scelte fatte dall'Europa, un'Europa che ha sempre fatto delle scelte in funzione dei paesi nordici. In particolare sull'acqua queste scelte sono scelte che ci mettono in difficoltà e proprio per questo che come AMBI e come consorzi di bonifica abbiamo costituito insieme a Spagna, Portogallo e Francia un'associazione europea che vuole andare a mettere un seme nuovo in Europa, che vuole andare a parlare di acqua in modo diverso di quello che è stato fatto in passato, perché il poter o meno utilizzare l'acqua nei paesi del Mediterraneo è una condizione per poter fare agricoltura o non fare agricoltura. L'85% dell'agroalimentare italiano, quindi dell'export che stiamo avendo dei buonissimi risultati, è dato dall'agricoltura irrigua. Oggi qui a Macfrut possiamo dire che Macfrut è l'ortofrutta italiana e internazionale al 100% irrigua. E siamo con Gioele Chiari, ricercatore del canale Emiliano Romagnolo, all'interno di Aqua Campus per conoscere quali sono le diverse tipologie di impianti di irrigazione. Vediamo dei goccia a goccia, dei sensori. Quindi la tecnologia viene molto in aiuto all'agricoltura. Assolutamente sì, è la nuova frontiera per massimizzare le produzioni e anche il reddito conseguentemente. Noi lo facciamo tramite un uso razionale dell'acqua. Come lo facciamo? Lo facciamo facendo vedere quelli che sono gli impianti irrigui più efficienti, che può essere goccia, può essere sprinkler, possono essere impianti che vengono aiutati dall'utilizzo di sensori che captano l'acqua disponibile per le piante, ma anche da centraline che in modo automatico vanno a definire e a frazionare l'irrigazione negli appezzamenti. Agricoltura al giorno d'oggi significa anche poter lavorare dall'altra parte del mondo in Certo, connessione.
Certo, grazie ai sistemi internet, ma anche ai sistemi wireless, ai sistemi radio, riusciamo ad andare a operare su sistemi irrigui che si trovano dall'altra parte del mondo. Classica è l'azienda italiana che ha investito all'estero e che ha bisogno di utilizzare la tecnologia avanzata così come la viviamo in Europa, anche laddove questa tecnologia non è così diffusa. Ecco allora che l'operatore con un click apre l'elettrovalvola e fa andare. E può portare a casa importando delle produzioni d'eccellenza.